Buongiorno, ben ritrovati ai telespettatori. Apriamo questa edizione del TG6 con le misure approvate dal Consiglio dei Ministri ieri. Obbligo vaccinale per over 50, estensione del Super Green Pass e regolamentazione dei casi all'interno delle scuole. Queste sono le principali misure adottate dal Consiglio dei Ministri di ieri sera per contrastare l'ondata dei contagi dovuta soprattutto alla variante Omicron. Jacopo Forcella. La principale novità introdotta dal decreto Covid varato ieri sera riguarda l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti gli ultra cinquantenni. Per loro, fino al 15 giugno, compreso quindi chi compirà gli anni entro questa data, non sarà più possibile evitare di sottoporsi alla profilassi. Tra questi, ai lavoratori, che siano dipendenti pubblici, privati e autonomi, sarà quindi chiesto di esibire il Super Green Pass. A coloro che sceglieranno di non adeguarsi all'obbligo sarà comminata una sanzione di 100 euro ad ogni controllo. O se lavoratori, la sospensione dal posto di lavoro. Nel caso in cui un lavoratore ultra cinquantenne dovesse ottenere dal proprio medico di base un certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, non solo ovviamente non potrà essere sospeso, a differenza dei colleghi Novax che dovranno rinunciare alla retribuzione, ma il governo invita anche i datori di lavoro a spostare i dipendenti senza vaccino per cause di forza maggiore a mansioni diverse da quelle abituali, senza decurtazione della retribuzione, per evitare il rischio di diffusione del contagio. Per tutte le aziende che dovessero trovarsi costrette a sospendere alcuni dei propri lavoratori sprovvisti della versione rafforzata della certificazione Covid, il governo ha introdotto la possibilità di sostituirli temporaneamente, estendendo la misura fino a questo momento prevista solamente per le piccole e medie imprese fino a 15 dipendenti. In ogni caso, la sostituzione rimane di 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Nel nuovo decreto viene introdotta anche l'estensione del Green Pass base, ottenibile non solo dopo vaccino o guarigione, ma anche con l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore all'utenza di tutti gli uffici pubblici e di tutti i servizi, vale a dire due settori finora rimasti completamente esclusi, se non per i dipendenti degli stessi, dai meccanismi del certificato verde. In sintesi, a partire dal 1 febbraio, per andare in banco alle poste sarà richiesto di esibire il QR code, inclusi anche i cosiddetti servizi alla persona. Vale a dire che dal prossimo 20 gennaio, tanto per accedere dal parrucchiere quanto per l'estetista, sarà necessario esibire la certificazione verde. A dispetto delle anticipazioni, però, non nella sua versione rafforzata, ma solo in quella base. Dal 20 l'obbligo del Green Pass base entrerà in vigore anche per accedere alle attività commerciali. Tuttavia, nel testo del decreto viene specificato come entro 15 giorni dall'approvazione verrà stilata una lista più precisa delle attività coinvolte dalla nuova misura. Il nodo da sciogliere infatti riguarda supermercati, farmacie, negozi di vendita al dettaglio, alimentari, tabacchi ed edicole, ma considerati servizi essenziali e quindi andrebbero esentati. Con il decreto il governo modifica anche la gestione dei casi Covid a scuola. In quelle dell'infanzia con un positivo si va in quarantena per 10 giorni, mentre alle elementari con un caso si applica la sorveglianza con test al primo e dopo 5 giorni, mentre con due casi si resta a casa per 10 giorni. In media e superiori invece con un caso si resta in classe con l'autosorveglianza e l'utilizzo della FFP2, mentre con due casi vanno in DAD per 10 giorni solo i non vaccinati e chi è guarito o vaccinato da più di 4 mesi senza aver fatto il booster. Con tre positivi invece tutta la classe è a casa per 10 giorni. Un punto quest'ultimo che ha visto salire la tensione nell'incontro tra governo e regioni, poiché nella bozza del decreto la didattica a distanza era prevista con 4 casi. Alla fine la norma è stata cambiata in Consiglio dei Ministri e la richiesta dei governatori è stata accolta. E la regione Abruzzo è prossima al cambio di colore, da zona bianca a zona gialla. Ora attenzioni rivolte agli screening per la popolazione scolastica che tornerà tra i banchi il 10 gennaio. Ma il presidente della regione Marsilio invita il governo a rivedere i parametri che incidono sulle percentuali dei ricoveri. Andrea Costantini. Conto alla rovescia per il passaggio dell'Abruzzo in zona gialla, l'aumento esponenziale dei casi dettato dall'elevatissima trasmissibilità della variante Omicron. Ieri la regione ha avuto il record di casi in 24 ore, oltre 5.300 nuovi positivi, ha generato una crescita anche dei ricoveri in area medica, oltre 220, e in terapia intensiva, oltre 20. Dati al di là delle soglie del 15 e 10% rispettivamente, che abbinati anche ad una incidenza già da tempo ampiamente superiore ai 50 casi ogni 100
100.000 abitanti portano al cambio di colore. Gli indicatori purtroppo evidenziano quelli che sono, diciamo, i punti importanti per cambiare il colore, la zona della nostra regione. In effetti non cambia molto, questo lo dobbiamo dire. Quello che ci preoccupa è questo aumento esponenziale sia dei positivi, ma soprattutto in questo momento anche dell'occupazione dei posti letto sia in area medica critica che da parte delle terapie intensive. Vorrei sottolineare che il 70% di questi posti letto purtroppo è occupato dalle persone non vaccinate, sono quelle a maggior rischio. Nella unità di crisi di ieri il governatore Marco Marsiglio ha fatto sapere che le regioni hanno chiesto al governo di rivedere la composizione dei parametri. C'è una alta incidenza di asintomatici che vanno in ospedale per altre patologie e che una volta scoperti vengono impropriamente computati. E questo è improprio, perché in realtà quel sistema che avevamo individuato come regioni discutendo con il governo per imporre questo meccanismo serve a valutare quanto il Covid impatta sugli ospedali, quindi le persone che finiscono in ospedale per colpa del Covid e non che vengono scoperte casualmente e asintomatiche, perché quello non ha nessuna incidenza da quel punto di vista sull'impatto sanitario. Le modifiche più sensibili sono tra la zona gialla e quella arancione, un evento da scongiurare e che si verifica quando si superano le soglie del 30% dei ricoveri in area medica e del 20% in terapia intensiva, oltre che una incidenza superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti. Le attenzioni sono ora rivolte sugli screening della popolazione scolastica con il ritorno tra i banchi posticipato al 10 gennaio. È importante lo screening che stiamo portando avanti per la riapertura della scuola, che sarà il 10, e nei giorni precedenti tra l'8 e il 9 si svolgerà lo screening su base volontaria di tutti i nostri ragazzi. La regione Abruzzo non ha problemi di approvvigionamento di vaccini ed è pronta a qualsiasi necessità, anche all'obbligo vaccinale per gli over 50. Lo afferma il referente regionale della campagna vaccinale Maurizio Brucchi. Paolo Renzetti. Direttore, campagna vaccinale, insomma, come stanno andando le cose in questi giorni? Ci sono tante file, ma era comprensibile. Ma ci sono tante file perché c'è tanta gente che ha voglia di vaccinarsi, che non rispetta a volte neanche la prenotazione perché vuole vaccinarsi subito. Stiamo andando bene, siamo come regione 2 punti sopra la media nazionale, oltre 340.000 dosi somministrate, per cui insomma mi sembra che stiamo andando bene. C'è un po' di pressione sulla vaccinazione, ma la stiamo affrontando bene. Molti stanno decidendo di vaccinarsi proprio in queste ore anche per la prima dose. È vero, ci sono anche un numero di prime dosi importanti, però insomma alla fine noi vacciniamo tutti, prime dosi, seconde dosi, terze dosi. La campagna vaccinale abruzzese è andata e sta andando molto bene. Ci potrebbero essere problemi per gli approvvigionamenti dei vaccini, direttore? No, fino ad ora non c'è nessun problema e le sono previste consegne sia per il mese di gennaio che di febbraio. La regione Abruzzo è pronta, vediamo cosa decide il governo e l'applicheremo senza problemi. Oramai la macchina è rodata ed è in grado di aumentare e diminuire qualsiasi tipo di attività. Può confermarci che nei prossimi giorni aprirà Pescara un altro hub vaccinale al Palafiere? Guarda, è in itinere questo discorso, insomma, questa è una competenza della ASL di Pescara, però ripeto, è un sistema che può aumentare e diminuire il numero degli hub secondo le necessità. Questa è, diciamo, la cosa positiva della campagna vaccinale abruzzese. Sabato, domenica e lunedì a Pescara si terranno gli screening per gli studenti delle scuole cittadine. ASL e Comune invitano i ragazzi ad aderire in vista della riapertura delle scuole. A Lorenzetti. Partiranno tra poche ore gli screening nelle scuole di Pescara, scuole primarie, scuole secondarie e scuole superiori. Assessore, un grande lavoro che avete messo a punto e tra poche ore ci sarà il via a questi screening. Allora, abbiamo chiuso gli incontri ieri sera alle ore 21 con la ASL, con il direttore generale e con il dottor Polidoro. Siamo riusciti a trovare il personale per effettuare questi screening prima che i ragazzi tornino a scuola. Quindi saranno effettuati gli screening l'8 e il 9 di gennaio. Nella scuola media Foscolo e nella scuola media Rossetti faremo lo screening per i ragazzi delle primarie e scuole medie. Invece nella palestra del liceo scientifico Galilei in via Balilla faremo lo screening per i ragazzi delle scuole superiori.
non c'è obbligatorietà per fare lo screening, però un consiglio che io posso dare a tutti i genitori è di far effettuare questo screening ai ragazzi in modo da tornare a scuola in sicurezza. Abbiamo lavorato tanto per organizzare questa cosa prima che i ragazzi tornassero a scuola, quindi vorrei che anche i genitori ci dessero una mano per far sì che tutto sia sotto controllo. C'è stata qualche incertezza in questi ultimi giorni, perché sembrava che le scuole l'avessero procrastinata alla settimana successiva, se non addirittura a fine mese. Però il governo centrale ha deciso di riaprire le scuole in presenza, quindi noi ci siamo preparati e siamo pronti per far sì che tutto ciò accada. Si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle 8 alle 20 con orario continuato gli screening con tampone antigenico dedicati agli alunni, studenti e personale scolastico dei comprensivi e istituti scolastici di Chieti. Si tratta di un'iniziativa rivolta a ragazzi e personale delle scuole di ogni ordine e grado presenti in città. I test si svolgeranno sui due hub individuati dopo diversi sopralluoghi effettuati dal Comune con gli organizzatori e scelti per avere la massima accessibilità e accoglienza possibili. Le operazioni si svolgeranno nella palestra dell'ITIS Luigi di Savoia di Chieti in via d'Aragona e nei locali dell'Istituto Professionale Pomilio in via Colonnetta 124. L'amministrazione comunale invita coloro che si sottoporranno allo screening ad arrivare nelle sedi con il modulo per il consenso informato già stampato e precompilato, modulo scaricabile sul sito del Comune di Chieti. E rimaniamo in argomento, numeri in linea con quelli che sono i dati attuali. Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, conferma come anche sul territorio angolano c'è stata una recrudescenza del virus ma senza troppe conseguenze per i cittadini. Il primo cittadino annuncia lo screening prima del ritorno sui banchi di scuola. Stefano Recanati. Sindaco, Città Sant'Angelo non è da meno degli altri comuni della regione Abruzzo e anche lì il Covid sta facendo numeri importanti, purtroppo possiamo dirlo. Sì, noi abbiamo sotto controllo tramite il nostro gruppo di medici di base del territorio che ci forniscono costantemente, ci aggiornano costantemente sull'azione del Covid all'interno del nostro territorio. La recrudescenza è importante, ci sono tante persone che oggi purtroppo stanno affrontando questa battaglia. Naturalmente la maggior parte, se non la stragrande maggioranza, e non vorrei dire proprio la totalità delle persone è a casa, quindi comunque senza grandi sintomi. Questo naturalmente è portato anche dalla campagna vaccinale effettuata. Teniamo sotto controllo la situazione, cerchiamo di mantenere il distanziamento ed evitare l'assembramento. Io credo che bisogna continuare a vaccinarsi, perché i vaccini sono la protezione totale verso questo virus, il che significa che ci permette di affrontare una post virus in maniera molto più soft, dall'altra parte riuscire a mantenere i giusti atteggiamenti, i giusti comportamenti. 1800 ragazzi e studenti sul territorio, dalla primaria fino alle scuole superiori. Noi stiamo organizzando insieme, di concerto con l'ASL della regione Abruzzo, uno screening con i tamponi su tutta quanta la popolazione scolastica. Abbiamo, e devo ringraziare il Dio, ad oggi e fino ad oggi non ha avuto grandi situazioni, grandi focolai nelle nostre scuole. Questo naturalmente è portato anche grazie alla sensibilità delle nostre dirigenti e uno studio proficuo degli spazi che noi abbiamo. Oggi stiamo finendo di costruire le ultime 4 aule di un plesso che aveva delle criticità per gli spazi ridotti. Questo significa che dobbiamo riuscire a prevenire, perché curare naturalmente ci costa molto di più. Voltiamo pagina, il TAR Abruzzo boccia il progetto per le nuove piste da sci a Dovindoli. Il ricorso era stato presentato dalle associazioni ambientaliste. Regione Abruzzo e Comune però non ci stanno e annunciano che la battaglia legale prosegue. Il TAR Abruzzo boccia le nuove piste da sci a Dovindoli. Il ricorso era stato presentato da alcune associazioni ambientaliste. La sentenza ha annullato le autorizzazioni del Comune di Dovindoli e della Regione Abruzzo per la realizzazione di nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita in un'area di circa 10 ettari sul Monte Magnola, nel territorio di Dovindoli, nel parco regionale Sirente Velino. È veramente inaccettabile, un blocco di uno sviluppo turistico non solo di Dovindoli ma dell'intero territorio. Noi con i nostri legali e con i legali della regione siamo già al lavoro per predisporre un eventuale ricorso
perché è una sentenza che ritengo non sia un danno solo per Ovindoli ma per l'intero Abruzzo e potrebbe creare problemi anche ad altri comprensori sciistici. Quindi possiamo dire che non è finita qui, voi continuerete ad andare avanti? Ma sicuramente la strada è una delle strade da percorrere, è quella. Poi è chiaro che i nostri legali ci daranno indicazioni nei prossimi giorni e vedremo il da farsi. Queste cose vanno analizzate a 360 gradi, quindi vedremo il da farsi, però siamo pronti anche sì ad andare avanti perché, ripeto, per noi, per me è inaccettabile. Eventualmente abbiamo anche altre soluzioni, il famoso piano B di cui se ne parla, noi siamo pronti, sappiamo benissimo, io so 40 anni che scio e che usufruisco di questa stazione, prima da atleta e poi da operatore turistico, quindi sappiamo benissimo di cosa necessita la stazione. Una brutta sconfitta non soltanto per chi aveva pensato, immaginato questi impianti, ma per tutto il territorio. Questo è un territorio che va vissuto. Gli impianti devono essere certamente fatti a norma, devono seguire le regole, devono rispettare le procedure e le norme, ma non si può rifiutare l'antropizzazione, la presenza dell'uomo su un territorio che ha tanta fame di turismo. Già l'avvocatura della regione è stata allertata dal sottoscritto, ma messa in contatto col comune di Ovindoli si farà un'azione sinergica per capire gli spazi di manovra per un eventuale ricorso. Certamente oggi l'avvocatura è al vaglio della sentenza per capire quali passaggi decisivi hanno comportato questo diniego. Proveremo a dare battaglia in tutte le sedi, lo faremo come regione, lo faremo a fianco dei comuni. Un incendio è divampato ieri a Chieti in una palazzina nella quale si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione. Evacuate le 16 persone che la abitano, non si sono registrati feriti e pronto è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Vediamo. Stavano concludendo la realizzazione di un tetto di ultima generazione con sisma bonus quando a causa del surriscaldamento del materiale isolante altamente infiammabile utilizzato per la saldatura delle guaine è divampato un piccolo focolaio che si è trasformato in pochi minuti in un incendio. È accaduto ieri poco prima delle 17 in un palazzo in ristrutturazione in via dei Carecini a Chieti, zona Madonna delle Grazie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieti che hanno lavorato per 3 ore per domare le fiamme, ma queste ultime hanno ripreso ad ardere più volte. Il motivo del riaccendersi delle fiamme sta nella composizione e struttura del tetto che stavano realizzando gli operai. I tetti ventilati di ultima generazione infatti sono una sorta di sandwich e per questo motivo non si riesce a domare le fiamme con facilità, come ha spiegato il direttore dei vigili del fuoco di Chieti, Dario Pompilio, che ha coordinato ieri la squadra intervenuta sul posto. Noi siamo arrivati, ovviamente questi tetti di questa ultima generazione, tetti ventilati, il legno non è di facile spegnimento, quindi sono materiale che è combustibile, che quando prendono fuoco ovviamente bruciano e per i vigili ovviamente non è di facile soluzione essendo una forma di sandwich, quindi tavolato sotto, trave e tavolato sopra e coibentazione al di sopra ancora. Ci sono stati danni a persone? Da quello che ci risulta a noi no, perché inizialmente si pensava che erano liberi gli appartamenti, poi non siamo riusciti a capire se fosse occupato parzialmente, ma ogni modo sono stati mandati via, non ci sono persone all'interno. La palazzina è stata evacuata, quindi per il momento tutto sotto controllo? Noi ovviamente rimaniamo qui fin tanto il tetto non venga spento completamente, quindi fin tanto abbiamo le fiamme e continua anche il fuoco covante, noi rimaniamo qui. Nella palazzina abitano 5 famiglie per un totale di 16 persone che sono state evacuate. Fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto sono arrivati anche rinforzi da Pescara e Ortona, in totale 18 vigili del fuoco e 8 mezzi, comprese le 2 autoscale. Intervenuta anche la polizia con investigatori della squadra mobile guidati dal commissario Nicoletta Giuliante e gli agenti della Volante che hanno chiuso le strade di accesso all'edificio.
Da poche ore a Montesilvano c'è la nuova giunta De Martinis. Dopo il rimpasto, spazio a tre nuovi assessori di Fratelli d'Italia, Valentina Di Felice, Lino Ruggero e Francesco Di Pasquale, ai quali sono andate le deleghe dei dimissionari Anthony Aliano, Sandra Santavenere e Paolo Di Blasio. Il sindaco ha mantenuto la delega all'urbanistica. Paolo Renzetti. È nata poche ore fa la nuova giunta del comune di Montesilvano. Sindaco De Martinis, in pochi giorni siete riusciti a trovare la quadra per il nuovo governo della città? Sì, come detto nei giorni scorsi c'era un vuoto da colmare, perché dopo la nomina di tre nuovi assessori insomma, dovevo attribuire a tutta la giunta delle deleghe, deleghe che non ho in realtà attribuito con leggero ritardo, perché insomma, vittima di pressioni partitiche o di smodate desideri appunto da parte di qualcuno, ma semplicemente perché ho voluto ragionare le competenze, le personalità e di ognuno degli assessori per cercare di dare al territorio quello che merita. E da questo, insomma, è una composizione che ritengo essere molto funzionale al progetto di riqualificazione, di miglioramento della città. Sono certo che tutti gli assessori, sia quelli che già da anni lavorano con me, ma anche i nuovi, daranno alla città quello che necessita e quello che merita. Un gruppo consigliare che da tempo rivendicava delle postazioni in giunta adesso vede equilibrata questa situazione e questo a livello numerico, e cambia semplicemente da un punto di vista appunto numerico, ma come dicevo prima, non cambia quello che anima tutti noi, ossia la voglia di fare bene, la voglia di dare ai cittadini quello che occorre. Quindi da questo punto di vista, diciamo che c'è quello che mi auguro, che si possa continuare a lavorare così come fatto in questi anni. Con il PNRR arriveranno tanti fondi anche per la città di Montesilvano. Siamo certi di poter intercettare, e stiamo lavorando al fine di intercettare tutte le somme messe a disposizione, e non a caso ho attribuito una delega specifica all'assessore Comardi proprio per le progettazioni e per ragionare, per lavorare in maniera specifica su questo piano, che rappresenta non soltanto per tutta la nazione sicuramente, ma anche per Montesilvano qualcosa di importante. E voltiamo pagina. Il porto di Vasto si conferma una infrastruttura strategica dopo che nei giorni scorsi ha eseguito con successo il transito di 7 impianti che andranno a comporre un parco eolico nell'Alto Molise. Andrea Costantini. La transizione ecologica passa per il porto di Vasto. In questi giorni infatti sono terminate le operazioni di transito di 7 impianti eolici completi, un carico costituito da 28 sezioni torri, corredato dalle rispettive nacelle per le turbine, drivetrain e 7 hub, tutti pezzi dal peso singolo di 70 tonnellate, oltre a 21 pale, ognuna della lunghezza di circa 75 metri e un peso di 20 tonnellate. Gli impianti costruiti dalla Nordex, società danese, sono destinati alla realizzazione di un parco eolico nell'Alto Molise. Va ricordato che il porto di Vasto rientra nella rete dei 5 terminal più importanti che la Agalli e Figlio utilizza per la importazione e distribuzione di impianti eolici, un elemento caratterizzante dello scalo abruzzese che gli consente di rientrare a pieno titolo tra i programmi di infrastrutturazione previsti dalle linee guida del PNRR. Soddisfazione per il lavoro svolto dall'Agenzia Marittima Vastese è stato espresso dalla committenza che, ancora una volta, ha potuto testare l'affidabilità e la professionalità delle maestranze impegnate nelle varie operazioni di carico e scarico, così come il porto di Vasto si è fatto apprezzare per la buona viabilità di accesso che ha consentito agevolmente il movimento e le manovre ai mezzi speciali impiegati per il trasporto su gomma. La portualità si conferma un tema di estrema importanza e meritevole della giusta attenzione della politica locale e regionale. Lo scalo di Vasto sta dimostrando concretamente e con i numeri tutte le sue potenzialità. È sempre più necessario dare il via al piano dei lavori già programmati e finanziati, e al tempo stesso reperire, anche sulla base delle nuove programmazioni finanziarie, le risorse necessarie per ulteriori investimenti. La delocalizzazione delle aziende e il loro consolidamento si combatte anche attraverso la realizzazione di una rete infrastrutturale moderna per una logistica efficiente e competitiva.
Esteso per oltre 200 metri quadri è tra i presepi più grandi e più apprezzati d'Abruzzo. Si tratta del presepe di San Silvestro a Pescara, curato da 40 anni da Giuseppe Dilisio. Paolo Minnucci. Il presepe di San Silvestro a Pescara è firmato da Giuseppe Dilisio, che abbiamo qui presente per parlare di una tradizione che si rinnova da 40 anni a questa parte. Intanto, com'è nata l'idea di realizzare il presepe qui a San Silvestro? Ma io sono stato, prima abitavo a Centrale a Pescara, da oltre 40 anni sono tornato su. Avendo tutto lo spazio disponibile sono stato sempre attratto dai presepi e piano piano ho cominciato prima piccolino in una stanzina, dopo piano piano ho realizzato questo presepe di oltre 200 metri quadri e lo faccio con tanta soddisfazione e con tanto amore, perché dobbiamo lasciare ai giovani, ai ragazzi qualcosa di bello, di sano, che rispecchia la nostra tradizione, la nostra cultura. Non ha trascurato nessun particolare, ma c'è qualcosa a cui si è ispirato? Ma no, ispirato. Io giustamente, essendo un cattolico, noi dobbiamo considerare che il Natale è la religione più sentita anche da parte di altre chiese protestanti, da tutte le altre chiese, quindi praticamente abbraccia un po' tutte le culture mondiali. Io, tant'è vero che stava mia sorella, aveva un tiretto delle bambolette abbandonate, allora io per onorare la donna ho cercato di prendere queste bambolette e ci ho realizzato un piccolo presepe concernente tutte le donne del mondo, tutti i costumi delle donne del mondo che vertono verso l'immagine di Gesù, il nostro Signore. È un'opera mia, una mia creatura che preferisco sempre farlo da solo, forse pure contro la volontà dei miei figli, di mia moglie eccetera, che loro dicono anzi pure quest'anno lo devi fare. Per me, io in cuor mio mi sento di realizzarlo per lasciare ai posteri qualcosa di bello e di sano. E apriamo la pagina dello sport. Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C, al telefono con l'ANSA annuncia che si va verso il rinvio anche della 22esima giornata di campionato, in programma il 16 gennaio, dopo quello della 21esima già deliberato. Attualmente ci sono 250 calciatori positivi al Covid nei 1700 club di Lega Pro. I modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni e dobbiamo prenderne atto. La salute, aggiunge Ghirelli, è un bene primario. Noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema. Domani parlerò con il consiglio direttivo e deciderò in base ai dati aggiornati, ma la tendenza mi pare chiara. E il Dipartimento Interregionale ieri ha deciso lo stop dei campionati di Serie D per fronteggiare la situazione contagi all'interno dei gruppi squadra. Nel solo girone F, infatti, sarebbero stati 6 i rinvii su 9 incontri da far slittare. Si tornerà in campo il 23 gennaio. Jacopo Forcella. Come facilmente preventivabile, il mondo della Serie D rinuncia alla giornata di campionato di domenica. Dopo la Serie C, che aveva adottato giorni fa il provvedimento, facendo slittare tutto al 15 gennaio, anche il Dipartimento Interregionale si adegua e va anche oltre. La quarta serie va in pausa forzata fino al 23 gennaio, ovvero una settimana dopo il ritorno in campo della Lega Pro. Decisione sofferta e per la quale si è atteso fino all'ultimo, ma è inevitabile considerando i molteplici casi che stanno affliggendo le squadre dei 9 gironi. Il 23 si ripartirà dalla giornata che sarebbe andata in scena domenica, ovvero la numero 17. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio invece saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate, come da calendario che sarà presto pubblicato. Con Vastese e Notaresco che devono recuperare i loro incontri rispettivamente con Montegiorgio e Castelfidardo. Match in programma questa settimana, ma che hanno avuto un ulteriore rinvio. La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii chiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei gruppi squadra. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero. Nel frattempo le squadre in ogni caso potranno continuare a svolgere l'attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e da quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio, ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l'attività di interesse nazionale dei protocolli FIGC. D'altronde, nel solo girone F, considerati contagi allo stato attuale, sarebbero state 6 su 9 le gare da non disputare.
sputare troppo perché non si arrivasse allo stop. Nel computo complessivo sarebbero state 59 su 85 le partite che non avrebbero visto il fischio iniziale domenica. Si va dalle 4 del girone C, oggettivamente il raggruppamento meno in difficoltà dal punto di vista dei contagi, alle 8 dei gruppi A, B, D, G e I. Ieri, tuttavia, nel momento in cui il Dipartimento stava decidendo per lo slittamento di 2 settimane nel girone F, è andato in scena il recupero tra Vasto Girardi e Trastevere, col successo per 3-1 dei molisani, che spianano la strada ad una Recanatese che nel momento in cui si tornerà in campo ripartirà con 5 punti di vantaggio sui laziali. Un bottino cospicuo e che la formazione di Pagliari potrà gestire. Intanto, per il momento, la diva in ferie forzate, sperando che alla ripresa il ciclone Omicron abbia già esaurito la sua carica. È tutto per questa edizione, il TG6 torna questa sera alle 19, vi ricordo che il TG e servizi andati in onda potrete rivederli sulla piattaforma YouTube e sulla nostra pagina web www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.